L'altra testimonianza a Tiziana Grasso, se vuole direttamente da qua, se vuole andare alla tribunetta, siamo accorti. No, va bene qua, perfetto. Bene. Allora, buonasera e vi ringrazio di questo invito. Un invito che ha un particolare significato per me, perché collegandomi a quanto ha detto il direttore Magliaro, io sono stata 10 anni a Rai International, ho avuto l'onore e la grande gioia, un dono della vita, di essere in questo programma di servizio voluto dal direttore Magliaro, che si chiama Sportello Italia. Un programma intanto che mi ha reso una persona migliore, umanamente, prima che come giornalista, ma che mi ha permesso di conoscere in diretta, tutti i giorni, dal vivo, quelle che sono le istanze dei nostri connazionali. Quindi non chiacchiere, non politica, non astrazioni intellettuali. Tutti i giorni in un programma di servizio Sportello Italia rispondeva ai bisogni dei nostri connazionali, che, lo ricordo, sono stati 27 milioni emigrati tra 800 e 900 e che hanno un portato di 80 milioni di oriundi oggi nel mondo, di cui a questa Italia, come purtroppo devo confermare gli interventi di tutti coloro che mi hanno preceduto, dal senatore Micheloni che ringrazio, allora questa Italia interessa poco. Interessa poco, e questo in tutte le occasioni di dibattito pubblico, direttore Magliaro, io lo dico, perché è gravissimo e non è soltanto un danno economico, come lei giustamente ha rilevato, è soprattutto un danno morale, un danno socio-culturale, un danno che pagheremo se non riprendiamo il discorso di Mirko Tremaglia, nel solco del quale io dedico tutto il mio impegno quotidiano da anni. Perché anche se Rai International un giorno chiuse, perché ci dava le briciole, e tuttavia chiuse nel 2009 per una manovra, perché i primi tagli che si fanno sono per gli italiani all'estero, e ci mandarono a casa senza pietà da un giorno all'altro, direttore, lei non c'era più, ahimè. Ebbene, per 3 anni non ci sono state più le programmazioni di servizio per gli italiani all'estero e certamente non possiamo accontentarci di quell'obolo di para-intrattenimento che oggi Rai International, cosiddetta Rai Italia, offre ai propri italiani all'estero. Perché questa rimozione colpevole, vergognosa, che questa Italia dentro i confini fa quotidianamente nei confronti dei propri connazionali, è ora che venga tematizzata sul piano politico e istituzionale. È ora che si ricordi che questi italiani all'estero hanno bisogno di attenzione e di segnali importanti e strutturati da parte nostra. Per esempio, perché quello che è stata una pagina fondativa della nostra storia, e Mirko ce lo ricordava sempre, perché è marginalizzata nei testi scolastici e non diventa invece, come il senatore Micheloni in una sua illuminata proposta di legge ha fatto, non diventa invece tema per essere insegnata, argomento fondamentale insegnamento nelle scuole e nelle università italiane? Perché? Per esempio. Allora c'è questa rimozione colpevole che non va bene, perché nel programma Sportello Italia, che ho avuto il piacere, a cui ho avuto il piacere di lavorare, quelle che erano le istanze dei nostri connazionali, e non solo quelli di prima generazione, direttore Magliaro, lei lo sa bene, arrivavano lettere tutti i giorni, email, da parte delle seconde, terze, quarte, anche quinte generazioni. E c'era una domanda complessa che andava intercettata, perché non era sempre espressa, era anche inespressa, e stava a noi, alla nostra sensibilità, coglierla e rispondere. C'erano i nipoti, i prenipoti dei nostri connazionali emigrati che ci scrivevano: ho desiderio di ritornare in Italia non solo per fare uno stage formativo, ma anche per conoscere i luoghi da cui è partito mio nonno. E in più, all'atere, eventualmente, c'era anche il desiderio di riconquistare la cittadinanza italiana. Erano cose importanti e sono andate via tutte, perdute, improvvisamente.
Allora qual è il nostro ruolo? Io non mi stancherò mai di ripeterlo e di impegnarmi in questo senso. Questo dizionario, che è il frutto di questi 10 anni di lavoro in questa redazione, di questo programma di servizio, allora bisognerà comunque riprendere il discorso con questi nostri connazionali nel mondo, perché altrimenti nel lungo respiro, nel lungo termine, questo è un delitto che noi pagheremo, perché si sono rescissi praticamente quasi del tutto i legami tra le due Italie. E allora sta a noi, onorevole Menia, Carlo, il CGE, il senatore Micheloni, riprendere in mano questo discorso con forza, con impegno, con passione, con determinazione, come ci insegna Mirko, che rimane sempre presente, come lo è naturalmente in questo dizionario, insieme al CTM e insieme alla giornata nazionale del sacrificio del lavoro degli italiani all'estero. Non dimentichiamolo, insieme all'AIRE, insieme al CTM, Mirko ci ha regalato quest'altra importante realtà che ricorda quello che è stato fatto dai nostri connazionali e che tutti gli anni, l'8 agosto, in occasione di quella terribile tragedia mineraria, ci ricorda il grande contributo dei nostri connazionali nel mondo. Allora noi non possiamo rassegnarci a questo silenzio assordante di questa Italia dentro i confini. Io mi impegno tutti i giorni e sono davvero grata per questo invito, perché è il modo per dirlo e condividerlo con voi, con Suor Miriam, con cui abbiamo condiviso anni e anni in quei corridoi di Saxa Rubra. Non possiamo permettere che tutto finisca così. Ecco, grazie.